Conferenza stampa oggi di Fratelli d'Italia sulle modifiche apportate dalla maggioranza del governo a Roma al cosiddetto decreto sicurezza, modifiche che nella sostanza consentiranno l'ingresso indiscriminato nel nostro paese e che incentivano l'immigrazione clandestina. Presenti i consiglieri comunali agrigentini Gerlando Piparo, Fabio La Felice e il commissario provinciale di Fratelli d'Italia Calogero Pisano. Fratelli d'Italia ha fatto battaglia alla Camera dei Deputati per quanto riguarda il decreto sicurezza, chiamato anche decreto insicurezza, dove naturalmente si vuole agevolare l'immigrazione clandestina a fronte naturalmente delle regole e dei decreti che erano stati votati dal governo giallo-verde, che erano comunque portati avanti dalla Lega ed erano anche, diciamo, molto più rigidi. Ad Agrigento qual è la situazione? La situazione oggi è diventata, diciamo, una caspa. Sbarcano naturalmente tutti a Porto Empedocle e poi da Porto Empedocle naturalmente vengono inseriti nei vari centri d'accoglienza. Non sappiamo nelle altre province effettivamente come vengono suddivisi questi ragazzi che arrivano dall'Africa, ma ad Agrigento la situazione non è tranquilla. Il governo, diciamo, si sta impegnando, fra virgolette, a smantellare ciò che sono stati i decreti Salvini fatti col precedente governo. Sì, diciamo che l'intenzione è quella di smantellarli perché a fronte di una parte più rigida e porti più, diciamo, i porti chiusi, tra virgolette, e dall'altra parte il governo PD 5 Stelle sta favorendo l'ondata clandestina. Parliamo anche di questi continui sbarchi a Lampedusa, una situazione, insomma, particolarmente difficile che si sta verificando ora con un notevole aumento di gente che arriva dall'Africa. Sì, noi non siamo contro all'accoglienza, noi siamo che l'accoglienza deve essere comunque regolarizzata, deve essere regolarizzata e sapendo che Lampedusa è la porta d'Europa è giusto che vengano disciplinate e vengano organizzate queste iniziative, diciamo, anche per aiutare questi ragazzi nel maniera più adeguato possibile. Il problema è che oggi arrivano a Lampedusa, da Lampedusa abbiamo una nave che è la Mobizzazza o ex Mobizzazza, diciamo, chiamiamola come vogliamo, che fa da spola tra Lampedusa e Porto Empedocle, che poi naturalmente è un giro continuo. È giusto che vengano regolarizzate, soprattutto perché Agrigento non può diventare, diciamo, il centro di raccolta di tutta l'immigrazione d'Europa. Ecco, c'è un'interlocuzione con il Ministero degli Interni attraverso anche la Prefettura Agrigentina? Sì, diciamo che noi sul prefetto non possiamo dire niente, anzi sta facendo un buon lavoro, però di fatto è un fenomeno che va naturalmente gestito anche a livello romano da parte del Ministero. Cioè ci vuole un'iniziativa importante da parte sia del Ministero dell'Interno, ma anche dalla parte della Deputazione, che oggi è nazionale, che è assente totale sul territorio e che ha fatto orecchia da mercante davanti a questo problema. Questo decreto che è in fase attuativa praticamente non fa altro che aprire totalmente i porti verso l'Italia. La cosa più scandalosa è quella dovuta al fatto che praticamente non esisteranno più le acque territoriali per quanto riguarda le ONG. Quindi con i nostri porti totalmente spalancati e non avendo le restrizioni delle acque territoriali da parte delle ONG, possiamo ben capire come ci saranno flotte di ONG pronte ad attraccare nei nostri porti. Ecco, tutto questo non è accessibile, noi diciamo sempre che bisogna fare invece totalmente il contrario, fare un blocco navale sul Mediterraneo e da lì capire veramente chi ha bisogno di venire nel nostro paese. Posizione di Fratelli d'Italia ad Agrigento sul decreto sicurezza, diciamo, stiamo prendendo atto che questo decreto è atto a favorire l'immigrazione clandestina e a regolarizzare una situazione che va al di là delle aspettative più incredibili, cioè è assurdo quello che sta succedendo. Spero che il governo prenda atto di questa situazione perché è insostenibile, soprattutto al villaggio Mosè, in cui insistono tantissimi centri di accoglienza e nascono ogni giorno come funghi. Quindi una sorta di regolarizzazione necessita quanto prima.